Hi people of Tube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con lotta di forza, oggi invece piedi di argilla. Un tempo, Deus era il comandante degli otto guardiani celesti, un simbolo della potenza militare del Shinkoku Transurium. Mentre ora si è proclamato Dio e capo delle sette divinità, il suo regno di terrore finisce ora. Scopriamolo. Vi stanno per schiacciare, è quello che è successo la scorsa puntata. Nessatsu. Ovviamente saremo passati perché è ovvio. Piedi di argilla. Ok, siamo passati ma la moto è andata, mi sa. E abbiamo perso le sei braccia, di nuovo, ancora Asura? No, ce l'abbiamo forse. Disappointed? What happened? We're inside it. Where is he? As long as Deus is merged with the combat fortress, he has to be in the center where the mantra control happens. We'll also find Mithra there. Mithra's here? Saliamo di nuovo sulla moto? Perfetto. Altra sezione volante. Su. È incredibile che per quanto siamo piccoli in realtà sembra proprio delle cellule all'interno del corpo. Che poi in tutto questo i pugni veloci non servono a un gran cazzo di niente se non aumentare la nostra furia più velocemente. Quelli triangolari distruggono tutto con un colpo. A me fa morire i rumori che fa Asura ogni volta che spara il triangolo. Nyubu! Nyubu! Oh, finalmente lo stato di furia, così passiamo. È come se fossimo una cellula all'interno di una vena, cioè stiamo passando nel corpo umano praticamente. Interessante. Mi pare ovvio cosa faremo, Yasha. Distruggiamo tutto. Niente più energia al Brahmacoso. Io non sto sentendo niente per via delle esplosioni dei colpi di Asura, ovviamente. Aia, che dolore. Ok, qua è solo una sfida a schiva il laserone. Niente più, niente meno. Aia. Come avrei dovuto passarlo quello? Io continuo a sparare che non si sa mai ora. Aia. E niente. Vabbè che finché non mi tolgo tanta vita va anche bene, eh. Ma che poi stanno cercando di farmi, di ucciderci o di farci passare? Perché a sto punto metti laser da tutte le parti, no?
distruggerei prima questa qua a sinistra. Nel mentre sparo un po' a tutti. Ma ah, si sono girati loro! Pensavo che fossimo andati noi sotto. Forza, vai di furia. Esatto, stavo dicendo, Yasha non fa niente tutto ciò, guida e basta. Le ha tagliate tutte o solo una? Mi sa che le ha tagliate tutte. Interessante. Ma che poi c'è un cielo all'interno di sto posto? Cioè, boh. Com'è strutturata sta cosa? Come fa a esistere? Chi l'ha costruita? Come l'hanno costruita? Quanto ci fai che Yasha ci dice Asura vai tu da solo ora? E invece no. Eccola qua, la nostra Mitra. Figlioletta e nipotina. Adesso ci ferma Deus, quanto ci fai? Era talmente ovvio. Sai quanto mi è costata quella moto, stronzo? Insolent fools. Why do you not understand that the true enemy is the will of the planet? Forse perché dovresti starte zitto. Bella sta scena. I do. I do understand, but I must do what I think is right. I am the god that carries the fate of civilization on his shoulders. All who oppose me. No, è diventato Super Saiyan? No, dai, no, non è diventato Super Saiyan. C'ha solo dei segni in faccia. Ho visto il biondo in testa, ho detto no, è Super Saiyan ora. Bello, ha tirato fuori finalmente le armi, che non capisco se sono dei nunchaku o se erano due spade. Vedi di non morire, Yasha, eh? Forza. Più aiuto abbiamo, meglio è, ovviamente. Ed erano dei nunchaku. Bravo Yasha, bella combinazione. Io ho usato il triangolo, lui si è tirato su. La cosa incredibile è che non lo possiamo più colpire con i colpi volanti, purtroppo. Ma stai buono. Dov'è? Dai su, mega cazzotto. Ok, pensavo io avessi tirato una testata verso il basso, invece no. Oh, che figa questa scena. Che ha evitato tutti i colpi. Mi è piaciuta. Come tutto il resto, d'altronde. Mi sta piacendo veramente tutto, più o meno. Forza, andiamo di furia. No, troppo presto. Di poco, ma presto. No, ti prego, non volare di nuovo di sotto, Asura. Ah, stavo schiacciando quadrato e non ho fatto attenzione.
Mentre sei in volo, posso colpirti quante volte voglio. Non è incredibile, Deus? Dov'è? La cosa fastidiosa è che non posso più usare i colpi a distanza. Vai, in furia. Ok, ce l'ha fatta nonostante non fossi su di lui. Bene, tutte e due le mani bloccate. Adesso ci fulmina. No, strano. Doppio colpo elettrico. Dai, 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 mi fa male il pollice. Deus, lo colpiamo quante volte vogliamo, ma non abbozza manco per niente. Veramente, cioè non rinuncia. Zero, totale. Se è il capo, probabilmente c'è un motivo, no? Guarda quante volte l'abbiamo menato e ancora c'ha della forza, eh. C'ha un sacco di forza. Tutto questo grazie a Mitra, forse? Credo proprio di sì a questo punto. O è Mitra che si è risvegliata adesso? No, è lui che si sta potenziando col suo potere, ok. Stavo pensando che l'avrebbe potenziato a tal punto da farlo esplodere. Però no. Sì, ma se consumi tutte quelle anime non ci sarà più nessuno da salvare nel mondo, eh. Wow, continuo a rimanere senza parole e sono stupefatto del fatto di non aver giocato fino ad ora questo gioco. Sono stato davvero stupido, però sono felice di averlo sempre voluto giocare. Sì, ma i Goma a questo punto sono quasi il problema minore. Cioè, sembra quasi che i Goma ormai siano diventato la scusante, che sono quasi una cosa marginale ormai. Aureo. Ah!
Se noi sconfiggiamo Vlitra, lui lascerà nostra figlia. Sembra quasi più una scusante che il risultato. Io non capisco cosa sta succedendo continuamente, visto che continua a spammare lui. Continua a spawnare sti fulmini. Io non sto capendo veramente che cazzo sta succedendo in tutto questo. Vai. Oh, finalmente una sequenza dove possiamo menarlo per bene. Molto alla God of War 3 quando meniamo Zeus questa parte. Mi rompe il balle sull'aver sprecato l'L2. Merda. Mi ruga veramente aver consumato l'L2 per niente. Però quanto è soddisfacente questo gioco. Dai. Lo sapevo che stavolta era triangolo, Però voglio essere soddisfatto fino alla fine di questa parte. Non me ne frega niente della furia. Ora l'attivo. Oh, incredibile. Quello non è fuoco comunque, è ira. È il calore prodotto dall'ira, ma non è il fuoco. Bellissimo, bellissimo tutto ciò. Vaporizzato completamente dal nostro potere. Che poi due nunchaku non avevano la catena, era il fulmine a tenerli insieme. L'abbiamo sconfitto, si sta ripotenziando. L'abbiamo sconfitto, ok. Oh, e finalmente è libera. Alfa e Omega. Credo che questo sia effettivamente la fine del gioco. Abbiamo sconfitto Deus. Però poi c'è il DLC che fa continuare il gioco. Il fatto è che, incredibilmente, anche se fosse finito qua, sarebbe stato interessante, ma non sarebbe completo, secondo me. Per quello hanno fatto poi un DLC dopo. E dopo 12.000 anni, finalmente la bimba è ancora viva. Però dobbiamo lasciare il Brahmastra, perché sennò scompare. Oh, oh, oh. Vlitra! Allora usalo. Charging at whatever is in front of you can save the world? Quello no, però. L'importante è che ho salvato mia figlia, no? La cosa incredibile è che Vlitra, che è il male assoluto, è sostanzialmente dentro la terra. Cos'è diventato un'idra? Cos'è? Ah, quella quindi era una testa, una sola di tutte queste. Vlitra veramente è un'idra allora. Cioè, quello che abbiamo attaccato l'altra volta era solo una testa su 3, 6, 7 finora.
Beh, dopo che quella cogliona di Olga ha usato tutte le anime per attaccare solo noi, ci credo anche che non possiamo fermarlo, non abbiamo più energia. Lycha is the will of the planet itself. It will devour all the souls on Gaia. Its power is limitless. All the more reason we must defeat it. Per dimostrare di essere ancora più forti della volontà stessa della Terra? Go to Mithra. No. I shouldn't. You never change. Incredibilmente, a differenza di August, lui non sta andando da Vlitra per combattere, lui sta facendo per proteggere la figlia. Does it matter? I see. So not even you know. Then there is no hope. Mithra. Mithra. Zio Yasha, sei ancora giovane. Do not deserve. Oh, he called your uncle. Che cosa carina che ha detto. I forgive you. Mithra. Your father. He is there. He fought to save you. But there is still something left we must do. Dobbiamo uccidere Vlitra. We will end all of this. Once and for all. Come on. Aspetta, io vi potenzio col mio potere ora. Sì, certo. Ciao Deus. Buona vita dall'altra parte. Ora che è morto, il Brahmastra sta scomparendo. Attenzione. Io pensavo che questo fosse l'episodio finale, giuro, totale. Pensavo fosse la fine del gioco vero. Del gioco base, perlomeno. Tempo S, battaglia A. Sincro S. Beh, non c'è che dire. Wow, sono... sono... più vado avanti, più è incredibile tutto questo, perché veramente è fatto bene questo gioco, è veramente fatto bene. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che potete trovarmi sempre live sul sito Viola, il link lo trovate qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!